E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e oggi vi mostrerò come farmare molto velocemente le 4 mod di classe di questo DLC, del DLC 1 di Borderlands 3. Allora, per poterle farmare dovrete avere sbloccato Spazza Atlantide, quindi dovrete essere arrivati a questo punto della storia e venite al teletrasporto, quello principale. Una volta arrivati qui, non vi resterà che fare la stessa strada per arrivare a Scraptrap Prime, ma non sarà lui che ci permetterà di farmarle molto velocemente. Dovremo quindi percorrere questo piccolo pezzettino di mappa, evitando queste due arene di caricatori, e scendere qua sotto. Quando sarete qua, invece di continuare dritto per andare da Scraptrap Prime, dovrete colpire questo checkpoint e aprire questa porta. Dietro questa porta ci sarà un piccolo mini boss che ha la possibilità di dropparvi tutti gli oggetti del DLC e soprattutto le mod di classe. È abbastanza veloce da uccidere, non sempre vi dà le varie cose e se non ve le droppa semplicemente dovrete andare a ricaricare la partita. Il perché è una farm molto veloce perché quando riapparirete dopo aver ricaricato la partita, beh, sarete praticamente di fronte a quella porta. Quindi è veramente una farm molto veloce e se avete gioco sull'SSD potrete continuare a farmarlo senza problemi. L'unico problema è che, diciamo, il drop delle leggendarie di questo boss al di fuori della Mayan 10 è abbastanza basso. Vedete che anche a Mayan 10 siamo già a due run senza. Quindi magari giocate la Mayan 10, Mayan 11 quando arriverà, perché non sono drop dedicati. Diciamo che vi dà dei world drop del DLC, tra cui quelle mod. L'altro modo, se non avete già visto i miei video a riguardo, è semplicemente uccidere il boss finale del DLC, l'Handsome Jackpot, che però è un combattimento con 3-4 fasi di immunità, relativamente lungo, ha molta più vita, insomma, farvi Giorgio Armato è molto più veloce. Vediamo cosa ha dato. Vedete, ha già dato una delle 4 mod di classe, ha dato il Green Monster, che è quello per Monse. Bene. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi, nel caso non lo siate ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Roid è tutto. Ciao a tutti.